Senso umano, va bene. Se te, se fossi un robot, in che senso? Ah, io se fossi un robot a disegnare, va bene, me l'avete chiesto disegno. Senso umano contro me se fossi un robot. Faccio una cosa veloce. Vediamo se riesco anche a fare la scena di combattimento. Più che altro non so se riesco a rendere l'idea della scena di combattimento. Comunque, andrò a disegnare adesso. Chainsaw Man contro il mio personaggino mezzo robotico. Andiamo a vedere cosa riusciamo a fare. Non garantisco niente, naturalmente. Ora devo anche cercare il personaggino per la reference. E Chainsaw Man è quello con la motosega che gli esce dalla faccia, se non sbaglio. Un personaggino abbastanza tosto da disegnare anche lui. Qui avevo già fatto un ambarabadan di linee gigantesco. No, un braccio glielo metterei verso l'alto, magari più d'impatto. Ok, cerchiamo di dargli l'idea che stia saltando, quindi una gamba un pochino in su. Intanto grazie anche a Giovanni per il follow, molto gentile, grazie per avermi seguito. E mi raccomando, se mi voleste aiutare anche voi e seguirmi, grazie mille, sareste gentilissimi. Allora, è quello? Ok, allora se è quello con Motosega ho più o meno capito chi è. Non l'ho mai visto l'anime, però più o meno ho capito. Io non sento bene perché ho il volume basso, perché mia sorella è stata meno certo, non ti preoccupare, ci mancherebbe, non ti preoccupare. Buona domenica anche a te, Akil, buona domenica, buona domenica. Comunque, una pose è questa qua, e dall'altro. Dall'alto, dal basso. Mi sto già confondendo del tutto. Il mio personaggino invece. Sempre una posa un pochino da combattimento. Più o meno, più o meno. Non deve essere per forza proprio da combattimento, una cosa del genere. Come se fosse un robot. Ora, questo è proprio un abbozzo veloce, eh. È una cosa abbozzata velocissima. E se mi metto una torre ti aiuto. Sì, ti ringrazio. Uso più di One Piece. Ora faccio questo e dopo se rimane un po' di tempo li faccio volentieri. Chainsaw Man. Allora, andiamo a cercare. Intanto tempero un attimo la matita. Tempero un attimo la matita. Andiamo a cercare il personaggino come è fatto. Ok, è un pochino difficile da disegnare. Mi raccomando, vinci tu, speriamo. Speriamo. Speriamo vinca il mio personaggino, sì. Ah, è bello tosto da disegnare invece. È bello tosto. Allora, Chainsaw Man, come lo potrei cercare? Manga. Magari viene qualche tavola. Leggi il mio commento. Ok, aspetta. Il gatto si è sopra un cartello giapponese. Ne ha un. Ora, se rimane tempo, lo faccio volentieri, certo. Finisco al volo questo disegno. Finisco al volo questo disegno. Intanto grazie anche a Christian per il follow e anche a Mario proprio per avermi seguito, grazie mille, grazie veramente tantissimo per avermi seguito, molto gentili. E sapete che faccio una fatica tremenda a trovare la reference del personaggino. Faccio tanta tanta fatica a trovare la reference, dovrei averla trovata. Oh cavolo, è uno store, è uno store, non l'ho trovata, ok. Allora, di base, il suo personaggino sarà fatto così. Ok, adesso ci provo, questa è la faccia. Intanto, grazie anche FGIC Italia per avermi seguito, grazie mille veramente tanto per il follow, molto gentile. Andiamo a completare il disegnino. verrà strano, sì, ma io spero possa venire qualcosa di carino. Allora, qui invece avrà la cravatta che svolazzerà un pochino in avanti, così. E sarà con la camicia, molto banalmente.
Anche qui ci avrà tutta la motosega, va bene. Andiamo a cercare una reference anche della parte base del personaggio, dei pantaloni, delle gambe. Allora, intanto, dopo se rimane tempo faccio anche altri disegnini, certo. Dopo se rimane tempo faccio anche altri disegni, molto volentieri. Io di solito prendo un personaggio in piedi e poi la posa la creo io, che non lo sto trovando il personaggio in piedi, più che altro è quello. E hai fatto l'artistico? No, io ho fatto un ITIS, sezione informatica. Cioè, di base io sono un informatico in realtà. Sono un informatico, non si direbbe, lo so. Però di base sono così. Comunque, vai, il personaggino è fatto. Andiamo a disegnarlo, non sarà perfettamente fedele all'originale, però potrebbe venire una cosa carina. Intanto grazie anche a Jacopo per il follow, grazie mille. Aspettate che ve lo scrivo anche qua al posto di K-like. E 2 secondi. Ok. Ve l'ho aggiunto qua. Tu sei il mio youtuber preferito, ti ringrazio, troppo gentile. Altro bello, l'emotico con il gatto nella scatola. Lo sapete, la mia emoticon preferita tra quelle di YouTube. Allora, adesso iniziamo a inchiostrare al volo. Comunque, come sempre, per chiunque volesse venire a vedere dall'alto tutto quello che sto disegnando, sono in live anche su YouTube con la telecamera dall'alto. E anche su YouTube, nel caso, mi chiamo Michele Federico. C'ho lo stesso nome qui, ce l'ho anche di là. Sto disegnando Chainsaw Man che combatte contro il mio avatar in versione robotica. È un po' strano come disegno, sì. Anche Chainsaw Man sarà un pochino strano, non sarà perfettamente fedele all'originale. Però io ci provo, cerco di fare qualcosa di carino. Proverò a fare qualcosa di carino. Più che altro è molto tosto come personaggio. E non ho trovato una bella reference. Una bella reference, più che altro quello. Però ci provo, dovrebbe venire carino, dai. Si spera, si spera. E stai vincendo? Non lo so. Te lo faccio vedere, non lo so. Mi sono su YouTube, ti sto guardando, ti ringrazio. Anche se lì ci sono solo 5 spett, ma sì, ma non è un problema. Pochi ma buoni su YouTube, rimarrò sempre su questo motto. Pochi ma buoni. Comunque qui andiamo a fare la cravatta. Qui andiamo a completare il tutto. Dai che viene carino come disegno. Sono fiducioso. E poi comunque ci dovrà andare un'altra motosega qua. Non ho ben capito da dove escano, sarà una libera interpretazione, facciamola così. Sarà una libera interpretazione del personaggio. Infatti ce n'ho 10, 10 gatti e 3 cani. E quanti conigli? Aspetta che c'ho un numero sopra, c'ho il cuoricino. Un coniglio, 10 gatti, che figata, che figata. Ti piacciono i gatti? Ma in realtà sì, a me piacciono i gatti, eh. A me piacciono i gatti, non ho mai detto il contrario. Da quant'è che sei in live? Da 54 minuti. Sono in live da un bel po' in realtà. E ora fatemi finire al volo questo personaggino qua. Ci sto mettendo un pochino più tempo del previsto. Pensavo di fare un pochino più in fretta, ma vabbè, dai. Non è un problema, non è un problema. Adesso andiamo a completare il personaggio, forse ha le gambe un pochino troppo piccole, quindi le vado ad allungare senza reference, senza niente. Cosa sbagliatissima da fare. Una cosa sbagliatissima da fare, ma la farò lo stesso. In questa maniera qua. E il personaggio direi che è finito. Libera interpretazione sulle scarpe, andrò a fare una cosa così. Dai, è venuto carino. È venuto carino. Mettiamogli qualche lineetta qua per far capire un attimo lo spessore della motosega. Intanto, grazie anche a Edoardo per avermi seguito. Gentilissimo.
E allora aspettate che posso confermare che adesso manca ufficialmente solo un follower 680? Manca solo un follower, solamente grazie mille se anche solo un altro di voi mi volesse aiutare e seguirmi. Ho messo 100 like, ti ringrazio Paolo, molto gentile. Scusa Lorena, potresti risultare stupida e riusciresti a fare la copertina di un fumetto nel tuo stile? E io lo faccio così più o meno le copertine. Questa è l'ultima copertina che ho fatto, però se intendi di prendere un fumetto qualsiasi e provare a fare la sua copertina nel mio stile sarebbe un esperimento molto interessante. Sarebbe un esperimento molto interessante. Miau, sono anticonformista. Hai fatto bene. Comunque sta venendo bene il disegnino. Cosa disegni? Chainsaw Man contro il mio personaggino versione robotica. E come sempre, per chiunque volesse venire a vedere dall'alto tutto quello che sto disegnando, sono in live anche su YouTube con la telecamera dall'alto. E anche su YouTube mi chiamo Michele Federico. C'è lo stesso nome qua qui, ce l'ho anche su YouTube. Comunque, andiamo a disegnare il mio personaggio versione robotica senza neanche troppe reference, tanto è il mio personaggino. Io direi di fargli un occhio come se fosse un puntatore laser. L'altro no, normale. Se la ridacchia, se la ridacchia, è fiducioso di vincere il mio avatar. Tanto c'ha me da parte che sono l'autore, quindi non può perdere. Ho perso connessione. Mi si vede ancora. Tanto grazie Lucia per il follow, molto gentile. Grazie mille per avermi seguito, Lucia. E mi raccomando, se mi voleste aiutare e seguirmi anche voi, grazie mille, come sempre. Comunque, andiamo a fargli il cappellino. Come detto che ti chiami su YouTube, sempre Michele Federico. Lo stesso identico nome qui ce l'ho anche su YouTube. Comunque, non so se si vede, ma l'occhio come se fosse un puntatore laser. Arrivano. Non si copre un po', ma certo, non ti preoccupare. Fatto bene almeno 100. Ti ringrazio, Piccolo, troppo gentile. Ciao, Bex, benvenuto in live. Quanti anni hai? 21. No, non studio, ho finito gli studi. Sì, non spammate che se no non riesco a leggere gli altri messaggi. Più che altro è quello. Comunque, io qua gli faccio tutto come se fosse robotico. Un braccio robotico e al posto del braccio a sto punto io gli metto un canone. Detta nella maniera più sincera possibile, andiamo a mettere un canone bello bello tosto, che se lo dobbiamo far vincere lo facciamo vincere con stile. Se lo dobbiamo far vincere, vincerà con stile veramente. Un canone al posto del braccio, dall'altra parte no, dai, dall'altra parte almeno lasciamolo abbastanza normale. Anzi, mettiamogli un'arma nell'altra mano. Che arma mi consigliate di mettergli? Nella mano destra che mano li mettiamo? Non si sente bene su YouTube, come mai? E non lo so. Non lo so, mi ha dato problemi OBS, mi ha dato un pochino di problemi in realtà adesso. E mi sono arrivati degli avvisi di problemi. Io spero vada tutto bene. Si spera. E intanto grazie anche a Danna per avermi seguito. Grazie Cristian per il peperoncino. E grazie anche a Checco per il follow. Grazie mille veramente. Grazie mille per avermi seguito. E mi raccomando, se mi voleste aiutare anche voi a seguirmi, grazie mille, sareste gentilissimi. Comunque, che arma gli andiamo a mettere nella mano destra? Intanto che ci pensate, finisco almeno il vestito. Sempre con le lineette. Le sue più classiche lineette del vestito. Intanto, devo andare a 5 minuti. Ciao, Miguel, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, non è un problema. Sto ordinando il tuo libro. Ti ringrazio, Paolo, per la fiducia. Allora ti dico solo questo. Non ti deluderò. Promesso. Una spada, andiamo a mettergli una spada, va bene. Molto easy, andiamo a mettergli una spada. Ok, vai, ho messo una punta un pochino strana, giusto per bellezza. Come se fosse un po' ricurva. Poi, per concludere, come se fosse Full Metal Alchemist Brother, gli andiamo a mettere un piede di ferro. Ed è un robot cyborg dopo tutto, eh. È un robot cyborg. Allora,
andiamo a fare il ginocchio, bello bello, che importante come l'ho fatto di là. Quindi una cosa del genere. E andiamo a chiudere il tutto con una lama, come i migliori personaggi. Teniamo lo stesso stile che abbiamo tenuto qua, quindi così. Anzi, facciamo così, va bene. Dai, è venuto carino, andiamo a completare anche qua. Qua ci saranno i laccetti del personaggio. Dai, per essere fatto una cosa molto veloce, è venuto molto bene. Forse è un po' piccolo il personaggino qua sotto, È un pochino piccolo, andiamo a mettere. Dove stanno combattendo? In una foresta. Sì, grazie Auri per la rosa. Cosa sto facendo? Sto disegnando la tavola di un fumetto. E come sempre, per chiunque volesse venire a vedere dall'alto tutto quello che disegno, sono in live anche su YouTube con la telecamera dall'alto. E anche su YouTube, nel caso, mi chiamo Michele Federico. Cioè, lo stesso identico nome qui, ce l'ho anche su YouTube. Allora, ormai lo sapete che i miei alberi sono fatti così, eh? Ormai è lo stile ufficiale degli alberi, questo. È lo stile ufficiale degli alberi. Facciamo qualche fogliettina qua. Qualche ciuffo d'erba. Che bella, ti ringrazio. Affilate argento il manico. Affilato l'ho messo. Argento, non so come metterlo, però è argento. Facciamo così. È argento, lo sappiamo noi. Perché mi chiamano gatto? Non lo so. Quando è la prossima live? Stasera dalle 19 alle 19 e mezza più o meno, che faccio mezz'oretta di live. Io direi che è ufficialmente finito il disegno. Lo faccio vedere anche a voi. Grazie Auri per un'altra rosa, ve lo faccio vedere ufficialmente anche a voi un attimo meglio. In questa maniera qua. Ora lo faccio vedere per bene anche qua. Lo firmiamo qua in alto a destra, quindi. La firma, come sempre, quella nostra con occhio, con sotto la scritta Mikai, quindi che è il mio cognome, Mikai sopra Federico, scritto un po' piccolino, ma si capisce. Ed ecco qua la firma. E poi, che giorno è? 28 1 24 live. Scriviamo live YouTube e TikTok, va bene. Comunque il disegno è completato, spero vi sia piaciuto. Io devo scappare, Luffy, domani te lo faccio, Queen di One Piece, domani te lo faccio. Devo scappare che sono in ritardo, devo uscire alle 15 e un quarto, cioè devo staccare la live alle 15 e un quarto, sono 5 minuti in ritardo. Comunque io vi ringrazio per essere stati in live, siete stati gentilissimi. E ti capisco, non ti preoccupare. Supporto in silenzio sta cosa del gatto. Ormai me ne sono fatto una ragione. Comunque vi ringrazio per essere live, ringrazio Tanino, ti ringrazio per il follow in questo preciso momento. Comunque io vado, vi ringrazio per essere stati in live e mi raccomando, se avete 5 minuti liberi e volete vedere un mio video su YouTube, vi ringrazio di cuore e nel caso anche su YouTube mi chiamo Michele Federico. Cioè, lo stesso identico nome che ho qua su TikTok, ce l'ho anche su YouTube. E io vi ringrazio se qualcuno mi volesse aiutare anche di là, mi aiutereste moltissimo, veramente. Fatemi cancellare al volo un attimo la matita, più che altro. 2 secondi. Rendo un attimo tutto più guardabile senza matita, più che altro. Magari facciamo una colorazione velocissima dei pantaloni in questa maniera qua, giusto per dare un po' di giustizia anche a questo personaggino. Beh, è venuto carino in realtà, è venuto molto carino, mi piace come è venuto il disegno. Comunque, come detto, scusate, mi sto già perdendo in chiacchiere, vado, vi ringrazio per essere live, mi raccomando. Comunque, stacco prima su YouTube, grazie su YouTube per essere stato live, buona giornata, un saluto anche a tutti gli altri che sono in live su YouTube.